Minna-san, konnichiwa! Ciao a tutti! Benvenuti a questa 42esima video lezione di Nihongo, la serie di video per imparare la lingua giapponese. Nelle lezioni precedenti abbiamo studiato i verbi ichidan e godan, scoprendone le flessioni, gli usi e le particolarità. Abbiamo anche anticipato che possono esserci spesso occasioni in cui, nonostante le terminazioni siano diverse, è difficile comprendere se un verbo sia godan o ichidan. Ci sono alcune particolarità che possono aiutarci a capire quale dei due sia, ed è ciò che impareremo in questa lezione. Come già ampiamente detto in precedenza, i verbi godan terminano con i kana u, ku, gu, su, tsu, nu, bu, mu, ru. Mentre i verbi ichidan si riconoscono perché terminano con i kana iru e eru. Tuttavia, possono esserci dei verbi godan, come kaeru ad esempio, che termina in eru. Ciò può portare a confusione e al dubbio sull'appartenenza del verbo al gruppo ichidan o godan. Per il verbo kaeru sappiamo già che si tratta di un verbo godan, ma come comportarsi con altri verbi? Come distinguerli e sapere esattamente se un verbo che termina in ru preceduto da e o i sia ichidan o godan? Abbiamo due aiuti, che detto sin da ora purtroppo non sono sufficienti. 1. I verbi ichidan finiscono di sicuro in iru o eru. E non solo in ru, quindi abbiamo una e o una i che precede ru. 2. Inoltre, nei verbi ichidan la i e la e solitamente compaiono anche nei kana finali e non sono inclusi nel kanji della radice, come accade invece per i verbi godan. Prendiamo ad esempio il verbo taberu. Abbiamo il ru finale in kana, ma anche la E che precede RU è scritta in kana ed è inserita nella sillaba BE. Non risulta inclusa nel kanji iniziale, quindi il verbo è ICHIDAN. Questo dovrebbe essere già abbastanza per aiutarvi a distinguere un verbo ICHIDAN da uno GODAN, proprio perché gli ICHIDAN hanno la I o la E scritti in kana, mentre i GODAN l'hanno inclusa nella lettura del kanji. Però, come detto in precedenza, anche se come aiuti sono efficaci, possono in alcuni casi non essere sufficienti, proprio perché le eccezioni sono sempre dietro l'angolo. E ora ne vedremo uno. Solitamente un verbo è composto da un minimo di due sillabe, in modo che in una si rappresenti l'idea e la parte invariabile con il kanji, mentre nella seconda sia rappresentata in kana la parte variabile o che si lega alle desinenze. Il problema però sorge quando il verbo è composto proprio da solo due sillabe, come ad esempio il verbo miru. Se dovessimo tenere conto delle due regole precedenti, potremmo dire senza dubbio che miru è un verbo godan, dato che la i non è presente scritta in kana, ma è inclusa nel kanji. Invece dobbiamo con certezza affermare che miru è un verbo ichidan. Che la i sia inclusa nel kanji, in questo caso, è un fatto assolutamente inevitabile. Non esiste infatti un kanji che venga letto con il solo suono mu, e data la brevità della parola, due sillabe solamente, in questo caso la i viene, per forza di cose, inglobata nella lettura del kanji, che è appunto mi. Quindi miru è un verbo ichidan a tutti gli effetti. A questo punto sembra di essere ritornati punto e a capo alla domanda: come si distinguono i verbi ichidan dai godan quando questi terminano in ru preceduto da i o e? La risposta è cercare di capirlo aiutandosi con le regole prima imparate, che nella maggior parte dei casi sono sempre valide. Per il resto invece, ossia per i verbi bisillabici come miru, solo la pratica, lo studio, tanta esperienza ed esercizio
saranno in grado di aiutarvi, oltre al supporto di un buon dizionario. Un buon dizionario, infatti, può essere un ottimo alleato. Se non siete sicuri o non conoscete bene la natura di un verbo, basterà cercarlo. Sarà utile provare poi con il tempo a memorizzare almeno i più comuni. Nella prossima lezione concluderemo il nostro percorso sui verbi, soffermandoci sull'ultimo importante gruppo, citato anche nella lezione introduttiva. Si tratta di un gruppo di verbi particolare formato dai soli suru e kuru e dai loro derivati. Scopriremo come questi due verbi si comportano, come coniugarli nei tempi e forme e come utilizzarli. Per saperne di più sulla lingua giapponese e sul Giappone, visitate il sito www.sakuramagazine.com. Alla prossima!